Amici di basketcoach.net, bentrovati, siamo pronti per un'altra puntata di Time Out Corner. Quest'oggi una leggenda della pallacanestro italiana da giocatore, Juve Caserta, Trieste, Milano, Panathinaikos, Udine, Reggiana, Siena, ancora alla sua Caserta, dove peraltro adesso allena, dopo un excursus, o meglio, dopo il suo esordio alla Andrea Costa Imola, alla Virtus Roma, a Veroli, nelle giovanili di Milano, e appunto abbiamo detto, ora è il coach della sua città, e quindi diamo il benvenuto a coach Nando Gentile. Coach, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Grazie di essere con noi e di dedicarci un po' di tempo per fare due chiacchiere di pallacanestro. Sono pronto. E allora iniziamo subito, direi. Coach, una pallacanestro che magari rispetto a quando, posso darti del tu, eri in campo, sì, è sicuramente evoluta dal punto di vista di ritmi, di velocità, di esecuzione e che trova sempre più sfogo quindi nella ricerca continua di soluzioni rapide come il pick and roll. Si può prescindere oggi nella pallacanestro dall'utilizzo del pick and roll? Ma sai, pick and roll è un fondamentale che fin da quando ho iniziato io a giocare è sempre esistito. È chiaro che ora le modalità sono diverse, le velocità sono diverse, la fisicità è diversa, gli spazi sono diversi. Però è un fondamentale dove onestamente io mi riconosco, mi piace, l'ho sempre giocato, mi è sempre piaciuto giocarlo, anche perché oggi tutti dicono sì, c'è un abuso di questo fondamentale, ma onestamente trovare giocatori che hanno capacità di crearsi un tiro o di una situazione di uno contro uno è sempre più difficile. Quindi l'utilizzo del pick and roll è un fondamentale dove ti permette, oltre a prendere un buon tiro, di creare anche situazioni per gli altri. Quindi secondo me è un fondamentale che non tramonterà mai. Ecco coach, quanto ha inciso nell'utilizzo di questo strumento di gioco il fatto che nel corso del tempo ci sia sempre più avvicinati a una riduzione del timing dei giochi di attacco? Parliamo quindi della riduzione dai 30 ai 24 secondi e poi l'inserimento anche delle situazioni di gioco a 14 secondi. Sì, è chiaramente una situazione, tutto si velocizza perché chiaramente tutte le situazioni, tutti i tipi di fondamentali di gioco, pallacanestro è tutto estremizzato, nel senso è tutto più veloce, tutto più dinamico rispetto a prima chiaramente si camminava in mezzo al campo, ora tutto quello che si fa praticamente tutto raddoppiato la velocità, anche perché le strutture fisiche dei giocatori sono cambiate. Chiaramente anche incide quindi la fisicità e l'atletismo soprattutto degli interpreti del nostro gioco, evidentemente sì. Coach, in tre mosse costruire la transizione, come la impronterebbe coach Gentile? Ma sai, la transizione è un gioco, una situazione di gioco appunto, dato che ci sono pochi secondi, ormai è tutto più ridotto e più velocizzato, la capacità è la cosa più importante secondo me, è quella di passare da una situazione difensiva a quella offensiva, avere la capacità di impostare una transizione da una rimessa, da un rimbalzo, da una palla recuperata, chiaramente una prima apertura, un primo passaggio, coprire bene il campo, correre bene negli spazi, sia i piccoli che i lunghi. Ora abbiamo detto prima, c'è la capacità dei lunghi di correre come i piccoli, quindi perché non sfruttare anche questa situazione? A me piace molto giocare in transizione perché difendere la transizione è molto molto difficile, quindi correre e trovare una soluzione subito, un tiro aperto con buone percentuali sicuramente fa sì che hai maggior possibilità di fare punti. E quanto è facile riuscire a trasmettere ai propri giocatori la mentalità di giocare in transizione? Perché immagino sia più semplice rispetto a insistere sulla difesa, perché fondamentalmente è entusiasmante giocare in transizione. Sì, vabbè, è chiaro che oggi i giocatori piace molto correre, perché come abbiamo detto prima, l'atletismo, la velocità, la dinamicità dei giocatori attuali è quello di correre in campo aperto. Col fatto che negli ultimi anni ogni anno si è aumentato il numero degli stranieri, giovani americani che hanno atletismo incredibile, praticamente siamo una specie di università americana dove si corre in campo aperto e questo permette tiri rapidi, tiri più veloci, con tanti punti, spettacolo, e questo fa bene anche a tutto il movimento del pallacanestro.
È chiaro, un po' di spettacolarità magari fa avvicinare alla pallacanestro anche coloro che ne masticano un po' meno, essendo appunto coinvolti in quell'ambito di velocità e di spettacolarità che chiaramente il gioco veloce porta a produrre. Coach, abbiamo parlato prima di fisicità, quindi di strutture fisiche dei nostri giocatori sempre più tozze, sempre più grandi, sempre più atletiche al contempo. Ecco, come è cambiato nel corso del tempo l'utilizzo dei blocchi, anche appunto di blocchi dinamici e rapidi per giocare il pick and roll su una situazione di transizione, come abbiamo detto. E nel settore giovanile, come possiamo insegnare a portare buoni blocchi? Sai, l'utilizzo dei blocchi è da chi lo porta, chi lo usa, chiaramente, come abbiamo detto prima, è tutto più velocizzato, quindi bisogna essere bravi a leggere tutte le situazioni dal difensore, da come portarlo, dall'aspetto fisico, come portarlo piegato sulle gambe, avere una lettura decisa su quello che fare. Anche a livello giovanile noi facciamo ormai solo con l'under 18, devo dire che io quest'anno ho messo dentro solo con l'under 18 l'utilizzo dei blocchi, perché ormai anche i ragazzi under 18 sono strutturati fisicamente per poter avere questo fondamentale, perché l'uscita dei blocchi, che può essere uno stagger, un tandem, può essere tanti tipi di situazioni di blocchi, sono tutti blocchi dinamici, e chiaramente questo permette, come pick and roll, a prendere una situazione di tiro o prendere un vantaggio. Ecco, coach, al contempo le capacità fisiche dei giocatori, quindi viste dalla parte difensiva, potrebbero portare un vantaggio, quello di utilizzare su ogni tipo di blocco una situazione di cambio. D'altronde i lunghi riescono a tenere per buona parte del tempo la difesa su un piccolo. E quindi come si potrebbe adattare l'attacco di fronte a questa lettura difensiva e potrebbe diventare sistematica? Sai, questa è una problematica che quest'anno, onestamente, allenando la Lega 2, ho notato molto. Perché chiaramente ormai in tutte le leghe, cominciare dall'NBA a finire negli ultimi campionati nostri, si utilizza molto il cambio sistematico su tutti i tipi di situazioni. Quindi le problematiche principali sono proprio queste, perché quando c'è un cambio sistematico, avere un lungo dinamico che ha la capacità fisica di tenere un uno contro uno con un piccolo, ti porta in problematiche, perché poi non ci sono tanti giocatori, come ho detto prima, che hanno capacità di attaccare uno contro uno, che hanno la capacità tecnica di attaccare uno contro uno. Io oggi, proprio l'altro giorno, leggevo un'intervista di Giorgio che diceva l'80% è fisico, il 20% è tecnico di un giocatore. Quindi avere i giocatori capaci tecnicamente, non basta solo il fisico, ma anche la capacità tecnica di attaccare, di leggere situazioni di uno contro uno per se stesso, oppure leggere un aiuto, non è semplice. Infatti noi e quest'anno abbiamo utilizzato molto questa situazione di cambio sistematico e abbiamo avuto dei buoni risultati. E visto che i lunghi possono giocare da esterni, possiamo anche dire che gli esterni possono giocare vicino al canestro? Sì, ormai il modo di giocare è proprio quello. Ormai la capacità di giocare 5 esterni e uno interno, e non è detto che sia un lungo, ma anche mettere un piccolo che ha con capacità di giocare internamente, mettere 4 lunghi, 4 esterni, tra cui un lungo, famoso 5, il pivot, che prima giocava all'interno dell'area, ora ci sono tanti giocatori che tirano fuori dal coltivato. Coach, ce li svela quali sono i principi base, se vogliamo definirli in maniera un pochino più così tecnica, i dogmi sui quali lei basa la costruzione del proprio gioco d'attacco, dei propri giochi d'attacco? Ma sai, tutto dipende dai giocatori che uno ha, dalla situazione che uno vuole fare. Io dico sempre che la pallacanestro è stata già inventata, tutto è stato detto e tutto è stato fatto. Ci sono dei principi molto importanti, si chiama pallacanestro, cioè buttare la palla dentro al canestro, quindi creare situazioni per mettere condizioni i propri atleti, i propri giocatori di fare punti. Abbiamo parlato di transizione, quest'anno ho introdotto, a me piace molto giocare in campo aperto, entrare in situazione di gioco da una transizione, che non è detto una lettura sul pick and roll, una lettura di penetra e scarica, una situazione di post, che può essere un playmaker, può essere un lungo. Quindi entrare nel gioco o da un canestro realizzato, da una palla recuperata,
entrare direttamente in un flusso di gioco che chiamiamo transizione. È una cosa che abbiamo utilizzato molto quest'anno, che piace tanto anche ai giocatori. Ecco, coach, quindi in questo quanto lei è disposto ad essere elastico rispetto alle linee guida di costruzione di un gioco attacco? Quanto lascia all'interpretazione dei propri giocatori una volta definite le regole di gioco? Sì, sai, poi dopo bisogna anche lasciare un po' andare il talento dei giocatori, perché chiaramente quando tu giochi in campo aperto e hai tante situazioni, sta anche nella bravura e nell'intelligenza del giocatore capire qual è la migliore soluzione, qual è il miglior tiro da prendere. È chiaro che non puoi giocare 40 minuti così, perché altrimenti muori, non ce la fai. Ci sono delle situazioni di gioco strutturate dove chiaramente vai a colpire l'avversario in situazioni o con lungo, con i piccoli, e quindi ci sono dei giochi d'attacco prestabiliti per il determinato giocatore. Ma ti ripeto, a me quello che piace di più è entrare nel flusso del gioco senza tante chiamate, senza tante cose, anche perché la capacità del giocatore di correre, di saltare e di sprintare rispetto a prima è tanto tanto di più. Quindi entrare in una situazione di pick and roll, anche dinamico, in transizione, e leggere le situazioni veramente può far male a tutti. E se dovessimo invece guardare l'aspetto difensivo, una cosa che si vede sempre più in campo, proprio perché c'è questo ibrido di giocatori, chiamiamolo così anche se non è un termine prettamente tecnico, cioè sostanzialmente di interscambiabilità anche nei ruoli difensivi dei giocatori, ecco, difese miste, sostanzialmente spesso e volentieri si vede una squadra cominciare a difendere a uomo per poi zonare sul primo ribaltamento. Ciò detto, come si può adeguare un attacco perché non rimanga nell'impasse di non riuscire a riconoscere con immediatezza il cambio difensivo e quindi perdere quei 2, 3, 4 secondi che possono diventare fondamentali per l'efficacia dell'attacco? Diciamo, partiamo da un presupposto che, dato che c'è questa grande fisicità, atleticità, anche la difesa è migliorata molto, anche perché prima, onestamente, costringere un giocatore a fare un pressing tutto campo, uomo tutto campo, con dei raddoppi, è veramente molto difficile, anche perché c'era una fisicità totalmente diversa da quella di oggi. Oggi già questo ti permette di fare una difesa allungata tutto campo, un pressing allungato tutto campo, quindi già c'è una fisicità difensiva rispetto a prima diversa. Oggi con queste situazioni di trabocchetti, tra virgolette, perché poi dopo passare da una situazione di zona a una situazione di uomo, match-up, tutto campo, metà campo, facendo cambi sistematici, è una cosa che si sta usando negli ultimi anni. È chiaro, come attaccarla è sempre lì. Il problema è sempre la capacità del singolo giocatore o dei giocatori capire che punto attaccare il giocatore, nel senso trovare dei mismatch, trovare delle situazioni opportune per poi punire la difesa. Quanto vale anche in un campionato senior quello che solitamente si dice nelle giovanili? Il miglior modo per attaccare una difesa a zona o mista è quella di non farla schierare. Sì, beh, chiaramente è la cosa più importante, perché poi se tu non dai il tempo alla difesa di schierarsi a zona e la punisci subito in una situazione di contropiede o di transizione offensiva, è la miglior cosa. Però bisogna essere bravi anche nella situazione di metà campo, capire e leggere. Questa è la cosa più difficile per far capire un giocatore, perché alla fine far capire e leggere le situazioni è la cosa più difficile oggi per un giocatore di pallacanestro. Abbiamo toccato l'argomento della difesa press, quindi mi viene da chiederle: è applicabile, è attuabile anche nelle categorie senior un utilizzo di difese uomo o zona, che esse siano, pressing tutto campo? Sì, perché no? Perché no? Chiaramente io tutto questo lo facciamo a Caserta, lo facciamo fino all'under 16, dall'under 16 in poi. Chiaramente io reputo i ragazzi under 18 già giocatori pronti per poter giocare con i grandi. E quindi perché no fare tutte queste attenzioni tecniche e fisiche per farli preparare per un futuro in Serie A? Coach, visto che in apertura, presentandolo, insomma, non serviva a dire molto di più della sua carriera da giocatore, ce lo vuole raccontare un episodio particolare che le è rimasto a cuore o un qualcosa di particolarmente curioso della sua carriera in campo, con la carotta però stavolta? Ma guarda, ti dico la verità, una cosa che ricordo sempre con piacere
Fu nel 91, l'anno dello scudetto di Caserta, andammo a giocare la quinta a Milano e la mattina in albergo eravamo vicino al forum e la mattina andammo a fare il solito tiro mattutino e io e Dell'Agnello andammo da soli a fare due tiri giusto per scaricare un po' di tensione e passando dopo il tiro, passando nel forum di Assago, chiaramente noi la sera ci giocavamo tutto e insieme proprio nello stesso momento dicevo: Nando, qui ci giochiamo il nostro futuro. Questa è una cosa che mi è rimasta così in mente che anche a Sandro si ricorda con piacere questa situazione. Quindi un giocatore emotivo, Nando Gentile, in campo? Ma un giocatore che chiaramente era la terza finale scudetto contro Milano, perderla significava tantissimo, sacrifici di 10 anni, costruzione di una squadra di 10 anni, un progetto, e doveva finire con una vittoria, non era, e chiaramente un po' di tensione c'era. Più emotivo da giocatore o più emotivo da coach? Ma diciamo più da coach, perché chiaramente non vado in campo. O altrimenti più emotivo quando vede i figli in campo, quando osserva i propri figli in campo. Vabbè, quando vedi i figli in campo sono un ultra, quindi ormai sì, preoccupazione tanta anche quando stanno giocando i miei figli in campo, questo sicuramente. Preoccupazione, perché capisco tutto lo stress che devono subire tra i tifosi, i propri compagni, gli avversari, capisco un po' di tutto. Però chiaramente da allenatore è uno stress molto più forte che da giocatore. Coach, grazie mille per il tempo che ci ha dedicato, grazie per averci raccontato un po' delle sue esperienze e della sua pallacanestro, grazie mille di nuovo. Grazie a te, grazie a tutti. E per voi, amici di basketcoach.net, l'appuntamento è alla prossima puntata di Timeout Corner. Arrivederci.